Rassegna stampa di oggi, 19 giugno 2018. Questa è la seconda edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Rom, Salvini insiste sul censimento e cita intervento Pisapia, ma il comune dice suo su base etnica, nostro per rispetto delle regole. Il leader del Carraccio, malgrado il passo indietro delle scorse ore, ribadisce la linea. Se lo faccio io è razzista, se lo propone la sinistra va bene. Silenzio dal Movimento 5 Stelle. Replica l'assessore alle politiche sociali di Milano per ribadire la differenza tra il loro intervento e quello voluto dal leghista. Il commissario europeo dice: difficile non commentare frasi scioccanti o raggelanti. Dico che l'Unione eserciterà le competenze con le regole di cui dispone. DEF, Tria dice: continuiamo a ridurre il debito e rispettare impegni e condizioni per rivendicare spazi per gli investimenti. La risoluzione di maggioranza al documento di economia e finanza del governo Gentiloni. Realizzare cambio radicale nel paradigma economico, superare il fiscal compact e disinnescare le clausole di salvaguardia. Il ministro del Tesoro frena dicendo non mettere a repentaglio l'evoluzione del deficit PIL e il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2020. Meglio puntare sulla separazione tra spesa corrente e per investimenti. Benetton, spot con i migranti su barcone. Salvini dice squallida. Toscani risponde: ho fatto vedere cosa sta succedendo. La campagna è stata ideata da Oliviero Toscani e ritrae i migranti durante il soccorso di una ONG. I leghisti veneti dicono mai più una maglietta del gruppo. Benetton porti i migranti nelle sue belle ville. Il viceministro attacca su Twitter. Il fotografo dice: Salvini non va preso sul serio. Per cosa sarebbe buon testimonial? Per la carta igienica. Migranti, naufragio davanti alle coste della Libia, 115 salvati e 5 affogati. Il naufragio è avvenuto a 8 miglia a nord di Mellitah a causa delle condizioni del mare. Le onde alte, riferiscono i libici, hanno sfasciato parte del gommone e alcuni migranti illegali sono caduti in mare. I sopravvissuti sono stati soccorsi e poi portati in un centro di Tripoli per la lotta all'immigrazione clandestina. USA, attivista diffonde audio registrati in un centro di immigrazione. La disperazione dei bimbi strappati alle famiglie. Papà, papà, dicevano. Una registrazione audio che sembra catturare le voci strazianti di bambini che invocano in spagnolo i loro genitori in una struttura di immigrazione degli Stati Uniti alimenta l'indignazione per la politica dell'amministrazione Trump di separare i bambini immigrati dai loro genitori. Papà, papà, si sente dire un bambino nel file audio che è stato diffuso per la prima volta dall'organizzazione giornalismo investigativo ProPublica e successivamente fornita all'Associated Press. L'attivista per i diritti umani Jennifer Herbury ha detto di aver ricevuto il nastro da un informatore, ha riferito a ProPublica che è stato registrato nell'ultima settimana. Non ha fornito dettagli su dove esattamente è stato registrato. Cari amici, con questa notizia, bruttissima notizia, termina qui la nostra rassegna stampa di oggi. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.